Buonasera, bentrovati in 30 minuti con. Il personaggio che incontriamo questa sera è un personaggio assolutamente d'eccezione. Lo incrociamo nelle stanze di Palazzo Moroni, dove gli è stato consegnato da poco il sigillo della città di Padova e dove al Palazzo del Bo poi riceve anche un premio che è tradizione per i librai padovani aderenti all'ASCOM. Il premio appunto alla carriera, e un premio che peraltro viene designato dai lettori stessi, delle librerie che aderiscono appunto all'Aliascom. Il personaggio, eccolo, è Margherita Hack. Buonasera, professoressa. Buonasera. Devo dire che mi trovo molto in imbarazzo perché con un'astrofisica ad eccezione davanti, per me che non ho mai capito cosa sono i buchi neri, per esempio, sono assolutamente, assolutamente in imbarazzo. Però non parliamo di astrofisica questa sera, di astronomia, parliamo d'altro. Ringrazio la professoressa per aver accettato anche di parlarne ed è il rapporto tra scienza e fede in questa che è considerata anche peraltro Padova, una delle patrie di Galilei. Professoressa, parto da una frase pronunciata da Einstein, un altro grande scienziato, che diceva: la scienza è zoppa senza la religione. Qualcun altro dice: la religione è zoppa senza scienza. Qualcun altro ancora dice che scienza e religione devono seguire strade separate, diverse. Che cosa ne pensa? Io penso che scienza e religione operano su due piani diversi. La scienza si basa sulle osservazioni, sugli esperimenti da cui si cerca di trarre le leggi generali che regolano il mondo. E la religione è un atto di fede. Il credere o non credere sono tutti atti di fede, cioè la scienza non può dimostrare né che Dio esiste né che Dio non esiste. E chi si sente più soddisfatto nel credere in un ente soprannaturale che ha creato il mondo, che spiega tutto quello che la scienza non è in grado di spiegare, e chi come me crede che sia un'invenzione appunto per spiegare quello che non siamo in grado di spiegare, che fa sperare in un al di là in cui io non credo. E quindi è una questione del tutto personale. Uno ha bisogno di credere o non ne ha bisogno. Ecco, sono definizioni, lasciano il tempo che trovano, naturalmente, atea, agnostica, semplicemente razionalista. Lei che cosa si. Ma io sono atea nel senso appunto io non credo assolutamente in Dio, non credo nell'aldilà, non credo nell'anima, credo l'anima sia il nostro cervello. Agnostico è uno che ha dubbi che non sa se Dio esiste, se non esiste, e quindi un essere perfettamente razionale dovrebbe essere agnostico, ma io non riesco a creare, io sono convinta appunto che non ci sia nulla, che ci sia la materia, che la materia ha questa proprietà da una zuppa di particelle elementari, quali c'era al momento del Big Bang, di questa fase di un universo che probabilmente non è cominciato, ma che è infinito nel tempo e nello spazio, e che questa zuppa di particelle elementari abbia avuto la proprietà straordinaria di aggregarsi a formare le stelle, i pianeti e su questi gli esseri viventi. C'è tutto un processo evolutivo naturale. Come spiega quella perfezione che il credente attribuisce a Dio, pur nell'imperfezione naturalmente o nella debolezza che dir si voglia, la perfezione in qualche maniera di questo sistema? La perfezione in questo sistema, no, questo non è che sia un sistema perfetto, anche l'universo, perché i pianetini possono cadere sulla Terra, sui pianeti, possono bombardarli, le galassie si possono scontrare, quindi ci sono dei cataclismi nell'universo, però sono anche spesso dei cataclismi da cui nasce la vita. Per esempio, certe grosse stelle, molto più grosse del Sole, alla fine della loro vita diventano delle vere e proprie bombe nucleari, producono un'enorme quantità di energia e
in breve tempo e esplodono, mettendo nello spazio tutti gli elementi pesanti che noi conosciamo sulla Terra e che sono necessari per formare pianeti e per formare il nostro stesso corpo. Quindi noi oggi ci rendiamo conto che il materiale, insomma, gli elementi di cui siamo fatti noi, sono stati costruiti nell'interno di queste stelle. Quindi siamo un prodotto dell'evoluzione dell'universo che ha sviluppato questa capacità di osservare l'universo, che sembra veramente una proprietà straordinaria della materia, secondo me, secondo altri di Dio. Lei come spiega il grande bisogno di credere, di avere Credo, fede, ma la credo che religione, le credere. religioni nel loro insieme, perché poi in realtà, se pensiamo, insomma, ci sono diverse espressioni religiose. Certo, perché credere certamente aiuta chi è credente e trova un conforto nella fede, un conforto nel pensare ci sia qualcosa dopo la morte, che si possa incontrare i nostri cari. Certamente è consolatoria la fede. E poi è quella anche che ha prodotto le maggiori opere artistiche, se si pensa a tutte le chiese, le cattedrali, tutto quello che ha prodotto la fede, è straordinario, però io non sento bisogno di fede. Ritiene che la religione abbia un ruolo anche dal punto di vista sociale, Beh, negativo o certamente lo positivo? potrebbe avere un ruolo, ce l'ha un ruolo. Nel senso, se l'insegnamento di Gesù Cristo è ama il prossimo tuo come te stesso, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, e quindi dovrebbe essere un insegnamento a politici per pensare a bisogni della gente, a bisogni della società, a bisogni delle famiglie e non ai propri interessi personali, come piuttosto particolarmente in questo momento si sta assistendo a una degenerazione della politica. Io credo però che la Chiesa dovrebbe anche rispettare lo Stato e lo Stato essere libero dalla Chiesa, perché la Costituzione dice che l'Italia è uno Stato laico. Quando la Chiesa interferisce su certe leggi, certamente invade un campo che è dello Stato. Penso per esempio alle difficoltà, questa è colpa anche dei politici, che si fanno sottomettere a voleri della Chiesa, perché certe leggi, come per esempio il testamento biologico, in cui uno dichiara di non volere essere sottoposto all'accanimento terapeutico se fosse ridotto a un vegetale, che non accetta un dono di Dio perché in Dio non ci crede, perché questo dono non lo vuole, impedire questo e l'interferenza della Chiesa è potente in questo campo. Poi l'impedire, anche qui c'è l'interferenza della Chiesa, quando fu fatta la legge 40 sulla fecondazione assistita, il proibire la ricerca sulle cellule staminali embrionali perché gli embrioni avrebbero l'anima, anche questo è un'ingerenza illecita della Chiesa e un appeoronarsi dello Stato a dei dogmi della Chiesa, perché questa ricerca sulle cellule staminali e embrionali promette dei risultati straordinari. Molti paesi vanno avanti rapidamente in questa ricerca e l'Italia sta ferma al palo. E quindi poi anche perché non si riesce a fare una legge per i pazzi, per le coppie di fatto, che siano etero o omosessuali, di fatto i membri di una coppia di fatto non hanno gli stessi diritti delle coppie ufficiali e che questa è una violazione della Costituzione e dice che tutti i cittadini devono avere uguali diritti. Ma qui più della Chiesa, la Chiesa fa il suo mestiere, la colpa è dei politici che appunto si fanno dominare dalla volontà della Chiesa. Ma lei non ritiene che ci sia anche una componente di carattere culturale per cui diciamo, si matura in un paese Ma con una propensione a da condividere parte dei determinati punti di vista politici, etici? se davvero avessero una cultura cristiana, si comporterebbero in maniera completamente diversa da quella con cui si comportano. Quindi è tutta un'ipocrisia la loro.
Lei è stata consigliere comunale a Trieste per restare un Per un po' breve tempo, per sì. un breve tempo, per restare nella nostra area. Che ricordo ha di quell'esperienza? Ma per me è stata un po' una gran perdita di tempo, perché intanto si trattava di argomenti di cui non avevo competenza. Raramente c'era qualcosa in cui potessi avere una certa competenza. Poi, appunto, non è, si prendeva un tempo enorme in discussioni, anche da parte dell'opposizione, faceva le 2 di notte in chiacchiere. Quindi io credo anche fare il politico sia una professione o un'altra, non ci si può improvvisare politici, però un politico serio pensa agli interessi della gente, pensa alla disoccupazione dei giovani, pensa ai problemi delle famiglie e non ai propri piccoli interessi, alle proprie meschine diatribe personali. Quindi questi politici, appunto, che si adattano ai voleri della Chiesa, non lo fanno certo per cultura religiosa, perché la religione, casomai, la si dovrebbe mettere in pratica con gli atti. Perché lei ha deciso a un certo momento di entrare nella politica attiva? Ma veramente non ho deciso io, perché mi ci hanno tirato dentro. Infatti poi, insomma, insistono perché mi presenti, ma non ho nessuna intenzione di. Insomma, non è il mestiere mio. Io so fare il mio e non ci avrei nemmeno la pazienza, perché ci vuole anche una gran pazienza di discutere. Ma poi non mi piace appunto questo modo di fare politica. Certo. Ritorniamo, mi consenta così un po' a livello, così, al piano un po' personale, di scienziata che guarda le stelle, noi che ne sappiamo poco appunto di stelle, le guardiamo, con grande poesia, con dei sentimenti che ci lasciano, pensiamo all'infinito, immaginiamo, cerchiamo la stella cadente, immaginando che in qualche maniera ci sia una stella che segni la nostra fortuna. Invece sono Margherita stelle, Hack, come guarda il sono cielo? briciole. No, il cielo è un bello spettacolo della natura, come guardare un bel tramonto, una bella alba, una foresta, però le stelle sono palloni di gas e noi, utilizzando le leggi della fisica che studiamo in laboratorio, applichiamo a questi palloni di gas, queste leggi, e riusciamo a capire come sono fatte, che temperatura hanno, che densità hanno, che cosa succede nel loro interno, ci rendiamo conto che sono delle vere e proprie centrali di energia nucleare pulita da fusione, e che hanno dei termostati naturali che permettono di equilibrare se c'è un eccesso o un difetto di produzione di energia nucleare, di riequilibrarlo immediatamente. Ci rendiamo conto che l'avvenire di queste reazioni nucleari nell'interno ne modifica la struttura. Per esempio, se l'idrogeno si trasforma in elio, che è la fonte principale dell'energia irraggiata dal Sole, che è quella che fa vivere la Terra, dove c'erano quattro particelle, ce n'è una sola. E quindi questo fa capire che si deve modificare l'equilibrio della stella. Cioè una stella evolve, una stella si forma, invecchia, muore. E appunto da questo a capire come evolve una stella ci si rende conto che stelle molto più grosse del Sole hanno una fine esplosiva. Le supernove, di cui Galileo aveva osservata una proprio nel 1604 dalla sua abitazione in Prato della Valle, e aveva dimostrato che questa supernova era molto lontana, molto al di là della Luna, perché restava ferma rispetto alle stelle fisse, mentre i pianeti si spostano. E questo contraddiceva il dogma di Aristotele, secondo cui i corpi celesti sono perfetti e immutabili. Quindi la supernova doveva per forza essere più vicina della Luna. Beh, Galileo dice, traguardandola tramite il manico di un coltelletto, appoggiata al davanzale della casa in Prato della Valle, dimostrò che questa supernova era molto più lontana della Luna. Ebbene, le supernove sono quelle che formano gli elementi necessari alla vita. Quindi
sono le mamme o i babbi di tutti gli esseri viventi. Ecco, lei ha pronunciato appunto questa parola, la vita. Che cos'è la vita per Margherita Hack? La vita è un'aggregazione di molecole estremamente complessa che permette di autoriprodursi, non solo, ma se si guarda alla vita elevata, dei mammiferi, in particolare questi mammiferi che siamo noi, il nostro cervello è qualcosa di straordinario. E veramente capisco questa grande meraviglia, questo desiderio di credere, perché sembra veramente straordinario che da una zuppa di particelle elementari si arrivi a una cosa così complessa come il nostro cervello, di cui ancora non conosciamo nemmeno esattamente tutte le potenzialità. Che posto ha l'etica in tutto questo, secondo lei? L'etica? Beh, L'etica, che cos'è? l'etica appunto, io la riassumo nel non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Non c'è bisogno di essere credenti per l'etica, c'è il rispetto degli altri, soprattutto il rispetto dei più deboli. In conclusione, ritorno un po' all'immagine della stella cadente che esprime un po' i nostri desideri, la sua stella cadente, diciamo così, il suo desiderio. Se dovesse riguardare anche il suo passato, eccetera, c'è qualcosa che gli è mancato, qualcosa che... Ma non direi di no, io ho avuto una vita fortunata, sia nella famiglia mia era estremamente liberale, che mi ha insegnato a essere libera e responsabilizzandomi. Il mio compagno, cui siamo stati, se avessi una vita, avrei ancora una vita felice da quasi 70 anni e ho potuto fare un lavoro che mi piace e quindi direi sono stata fortunata. Un lavoro che rifarebbe comunque, Beh, lo sto facendo assolutamente. ancora. Lo sta facendo ancora. Forse, non lo so, forse avrei fatto anche qualcos'altro, perché non è che ho detto farò l'astrofisica, è stato un po' per caso. Mi sono iscritta a fisica perché al liceo mi piaceva la fisica. Ho fatto una tesi in astrofisica perché mi è capitato per caso, non l'ho Il scelto io. risultato di cui è più orgogliosa qual è? Come? Il risultato di cui è più orgogliosa? Bah, non so, diciamo che mi è riuscito a fare dell'Osservatorio di Trieste un istituto molto attivo, avere molti allievi molto bravi, e oggi sono quotati in campo internazionale, da aver scritto, essere riuscita a spiegare un po' cos'è la scienza e cos'è l'astronomia a molta gente, e, insomma, sono abbastanza contenta di averlo fatto. Bene, professoressa, grazie Grazie a naturalmente, lei. grazie di questo regalo che ci ha fatto, ovviamente, l'omaggio naturalmente di Padova con la consegna del sigillo credo sia sicuramente non uno dei premi più Padova antichi che però è lei una ha città. ricevuto, ma che naturalmente corona in qualche maniera. Poi una città con cui ho avuto molte collaborazioni, con cui ho avuto l'onore di formare un gruppo di giovani astrofisici che si spostava dalla fisica delle particelle all'astrofisica. E quindi un po' casa mia, che Casa Padova. sua anche questa. Grazie professoressa, Prego. grazie ai telespettatori che ci hanno seguito e buona serata.